Se vi dico immagini dell'epoca vittoriana, penserete nessun sorriso e faccia mimica da rigor mortis. Tutti così austeri. Insomma, nel 1800 non sapevano proprio divertirsi. Ci sono molte teorie sul perché i vittoriani fossero così seriosi. Intanto per i tempi di esposizione molto lunghi per scattare una foto. Provateci voi a sorridere per diverse ore. Dopo un po' avreste la mascella slogata. L'alto costo dei ritratti fotografici, poi, per cui le persone avevano davvero molto poco da sorridere. La scarsa igiene dentale. Meglio non mostrare sorrisi talvolta sdentati o gengive arrossate. Ma detto ciò, l'epoca vittoriana è una meravigliosa e caleidoscopica epoca di stranezze. Dietro la compostezza e la serietà che traspare dalle foto in bianco e nero, troviamo alcuni rari esempi di folle e splendida ironia. Uscire dagli schemi si poteva e si faceva. E queste persone ci sembrano, in un nanosecondo, più vicine a noi. Buona visione! Chi non ha mai provato a fare il maialino? Ti va una tazza di tè, bel bambino? Ritratto di famiglia con scambio di ruoli. Altro ritratto di famiglia decisamente originale. Questa qui la faccio anche io, è una delle mie smorfie preferite. Questo invece è un selfie decisamente instagrammabile. Allora, fermi tutti e tenetevi forte. Non so se questa sia una foto reale, cioè che sia appena avvenuta una cosa terribile, come un omicidio, o se sia uno dei tanti ritratti che spopolavano all'epoca, dove si facevano dei fotomontaggi, i primi fotomontaggi, e quindi in pratica c'erano questi fotomontaggi di persone decapitate, come potete vedere. Sinceramente questa foto sembra davvero realistica. Voi cosa ne pensate? In questa foto vi è lo zar Nicola II, quello vestito di chiaro, che fa il buffone con i suoi amici. E qui abbiamo sempre lui che quel giorno era in vena e fa l'aeroplanino. Tipica posa da gentiluomo, però in abiti femminili. Mm.
Dai, vieni qui, non fare la difficile. Allora, cara, o smetti di ridere, o da qui non ne usciamo più. Simpatiche fototessere di coppia. Bellezza in bicicletta. Trova l'intruso. Moglie, esci da questa casa. All'epoca ci davano decisamente il giro con i pupazzi di neve. Guardate questa dama. La didascalia recitava: nessun sostegno di qualsiasi tipo è stato utilizzato. Non c'erano né bastoni né fili nascosti per sostenere testa, corpo o braccia. E alla fine non poteva mancare un bel sorriso della spesso seriosa Regina Vittoria. Grazie di avermi seguito e spero che questo video vi abbia un po' rallegrato. Buona giornata, ciao e fate i bravi!